Oggi preparo mezze maniche con ragù di maiale. Vediamo gli ingredienti. Per 6 persone, delle mezze maniche, una bella cipollona di Tropea. Ecco, guardate che bella. Due costine di sedano, la punta di un peperoncino fresco, due carote, due spicchi d'aglio, un bicchiere di vino bianco secco, la passata fatta in casa, un bel ciuffo di basilico e ovviamente quello che non può mancare, Oburk, il maiale, ecco, questo arrotolato come è stato fatto? È praticamente fatto con della pancettona, vedete che dà all'esterno, all'interno poi c'è un bel pezzo di lonza di maiale, magrissima, quindi c'è il grasso praticamente fuori e la parte carnosa all'interno. Col sugo condiremo le nostre mezze maniche e poi un work ci mangiamo, insomma. Iniziamo la preparazione. Come prima operazione prendete le verdure, le lavate e poi le tagliate a pezzi anche abbastanza grossi, in questo modo, vedete? Questo è il sedano, questi sono i pezzi di carote e questa è la cipollona di Tropea. Gli spicchi d'aglio invece li lasciate interi in questo modo. Successivamente faremo lo sgrassaggio. In che cosa consiste? Metteremo praticamente il nostro pezzo, il nostro arrotolato, in una pentola calda e faremo in modo che molto del grasso esterno si sciolga, però dopo quello che rimane, il grasso che rimane, non lo buttate via assolutamente, quello è meraviglioso, è una sugna in realtà, quindi lo metterete da parte, vi può servire come sugna in altre occasioni. Usate strumenti di legno in modo tale da non perforare praticamente questo involucro ed ecco il risultato. Il nostro arrotolato l'abbiamo sgrassato, è diventato un bel dorato. Questo invece è quello che è rimasto, la sugna. La pentola invece l'asciugherete con un po' di Scottex. E poi con altro Scottex, possibilmente bello pulito, asciugate il vostro arrotolato. Ecco, direi che così può andare bene. Lo rimettete nella pentola e riavviate la fiamma. Appena il vostro maialino ha ripreso calore e colore, mettete il vostro peperoncino, bella punta di peperoncino, e i due spicchi d'aglio. Fatelo andare bene così. E per non farci mancare niente, un pochettino di vino a sfumare. Il vino vi aiuta a deglassare. E ancora giù di vino. A questo punto l'aglio è il suo dovere, l'ha fatto, pigliato e buttatelo via. Ora aggiungiamo le verdure, la cipolla, la carota. Oh, ripeto, non vi preoccupate della dimensione del trito, anche perché poi questo verrà passato alla fine insieme al pomodoro e sarà proprio una vellutata di sugo. Una bella mescolata. E lasciamo appassire, abbassiamo la fiamma e terremo almeno 10-15 minuti ad appassire e
a porco coperto, cioè copriremo. Quindi lui si sta adagiando, un porco si sta adagiando nel suo letto di verdure, è quello che voleva il porco, bello indorato, si è fatto bello, tanto bello, per accogliere le verdurine, e lasciamo andare almeno un quarto d'ora così. Non ho messo ancora sale, tra poco salerò. Coprite, e quindi almeno 15 minuti, come detto. Di tanto in tanto scoprite e date una mescolata. Ecco, sono passati già 10 minuti, a questo punto un po' di salatura. Io preferisco il sale grosso in questa fase, ma proprio pochissimo, non deve essere troppo salato, poi alla fine aggiustiamo. Questa è la quantità di sale. E continuiamo ancora, coperto. Eccolo qua. Spettacolo. Tenete le verdure morbide, se vedete che tendono a asciugarsi, magari un po' di acqua, ma tenetele morbide. Alla vostra passata, che è quasi un chilo e mezzo, aggiungerete un bicchiere di acqua. E versate tutto sul vostro porco in modo da ricoprirlo quasi completamente. E ora è il momento di cucinarlo praticamente coperto per circa 2 ore, fiamma moderata e girando di tanto in tanto il vostro porco. Ecco. Copriamo. Di tanto in tanto fate questa operazione. Prendete il vostro sughetto e lo mettete nella parte superiore del maiale. Irrorate. Così. E va. Continua. Ormai sono 2 ore e 40 che cuoce, quindi sono andato ben oltre le 2 ore. E lascerò ancora questi altri 20 minuti, quindi la cottura sarà di 3 ore. Ho lasciato per un po' scoperto in modo che si concentri un po', ma è meraviglioso. Questo glu glu è proprio una poesia, è la voce. Il ragù è stato cotto per 3 ore, l'abbiamo ora lasciato raffreddare, perché dobbiamo passare il sugo. Mettete il pezzo di arrotolato dentro un piatto, poi lo taglieremo a fettine, e questo è il sugo da passare. Qualcuno usa il frullatore? No, passa verdure, passa tutto. Deve venire fuori una vellutata, praticamente le verdure si fonderanno col pomodoro. Ed ecco la delizia, in realtà è una crema, meraviglioso. E la carne la tagliate così. Noi facciamo tutta una lassaggio stasera, io e mia moglie, poi il resto del ragù servirà per la famiglia. Ora mettiamo sull'acqua per la pasta e riscaldiamo anche il sugo. Nel sugo che riscalderete ora aggiungete il basilico fresco, darà quella nota di profumo, e quindi mescoliamo il nostro sugo. Con questo poi condiremo la pasta. Ah, San Nicola è importante. Ecco, ora stiamo cuocendo praticamente le mezze maniche. Stiamo controllando la cottura. Vanno bene così. In una bella padella mettete un po' di sugo, poi prendete
prendete la vostra pasta, in queste case le nostre mezze maniche, e le prendete ancora così sgocciolanti d'acqua. Questo è un sugo che deve venire bello, come dico io, sarzoso sarzoso, cioè pieno di sugo. Mescolate bene. Non occorre neanche mettere acqua di cottura perché erano al dente, le lasciamo al dente. Amalgamiamo bene il sugo. A questo punto possiamo spegnere e mantechiamo a fiamma spenta con un po' di parmigiano, così. Un'altra mescolatina ed ora impiattiamo. Faccio prima la mia razione, deve essere poca, basta così per me. Eccolo qua. Aggiungete un po' di basilico e poi un altro po' di parmigiano. E quindi tutti a tavola e buon appetito. E mangiamo. Aiù, una delizia. Eccre. Un sugo superbo. C'è la fusione della cipolla, del sedano e della carota col pomodoro, no? Che dà questo gusto tondo, ma non è la bolognese, non si, i pezzi di carne non ci stanno, è praticamente questa crema di pomodoro che dà un sapore fantastico. Questo è un piatto da fare, perché avete visto, non è difficile, è solo un po' lungo e poi dovete trovare un macellaio che vi fa un bel arrotolato come un pulito. Allora a tutti buon appetito e ci vediamo alla prossima. Magna da vita. Ecco, buona sostanza. Ciao ciao.